Tele due ruti, in visita al mio amico Gian Piero Mughini. Che sto per raggiungere. Gian Piero, questa mattina, sfogliando Dago Spia, mi sono imbattuto in un'intervista che in realtà è un estratto del tuo libro, che è Roberto D'Agostino, amico comune a... Il libro è questo, Gian Piero Mughini, nuovo dizionario sentimentale, delusioni, sconfitte e passioni di una vita. E in questa conversazione con una persona che adesso non ricordo, diciamo, tu lamenti una serie di disattenzioni nei tuoi confronti, se non un certo stigma che... Allora mi sono detto, devo andarlo a trovare, perché al di là dell'opinione che io possa avere di lui, laicità pretende che io mi associ a questa attenzione, diciamo, che tu meriti. E allora... Ho preso la macchina, io non abito lontano da qui, da casa tua, e sono venuto. E allora vorrei che tu mi dicessi, diciamo, un po' di quello che senti dentro di te, e rispetto anche a questa disattenzione e questo stigma che hai subito da un certo modo. Tu dici, quando io ho scritto con compagni, addio, quindi hai detto io non sono più, non faccio parte più, tu dici che questi comunisti, diciamo così, tra virgolette, tra l'altro oggi è l'anniversario, il centenario del Partito Comunista d'Italia. No, ma i comunisti in senso tecnico non c'entrano. E chi? Allora, chi? Erano i miei compagni di generazione, i miei soci di generazione, che erano, diciamo, invasati, modellati, attizzati da tutto il sinistrismo possibile e immaginabile degli anni 70-80, quindi sai, c'era stato Cuba, il Vietnam, il Black Power, le lotte operaie a Torino e a Milano, che vuoi che ti dica? Tutto questo mondo, c'era stata lotta continua, potere operaio, avanguardia operaia, c'erano state tutte le scemenze possibili e immaginabili. Perché dove dici, questi... Perché dici scemenze? Beh, fondamentalmente erano delle scemenze, se tu vai a prendere uno a uno gli editoriali, i testi, gli appelli, i volantini, non resta nulla. Mentre dei futuristi resta quasi tutto, che erano sì fascisti, ma erano degli artisti. Appunto, erano apparentemente fascisti, ma erano degli artisti, resta tutto del sinistrismo italiano, cioè, di quegli anni, non rimarrà nulla. Del velleitarismo, diciamo così. Sì, quello. E quindi, sai, siccome quella era la mia generazione, ognuno vive in un... i miei amici erano quelli. Una mia amica, che era un'amica cara, disse in giro, lei il libro non l'aveva letto, figuriamoci, però il titolo l'aveva allarmata e andava dicendo in giro, io gli toglierò il saluto. Ma chi era? Perché io ho letto... Ma non importa. No, non importa perché ma la conosco. Non importa. Ah no, hai ma citato Angelica Savinio. Sì, la quale è stata offensiva nei miei confronti. Angelica Savinio era la figlia. Ma era proprio in quell'occasione lì, io sono stato una volta alla presentazione di un tuo libro da Angelica Savinio. C'è la foto. E Angelica Savinio in quell'occasione mi disse, ma tanto lo sappiamo lei come la pensa, con quest'aria sprezzante. E io solo perché era la figlia di Alberto Savinio non ho avuto una reazione. Era il 2003, quindi una cosa anche tarda. Sei tardi, sì, assolutamente. Sì. Però ti dicevo, è così, ma non c'è da fare del piagnisteo, le cose vanno come vanno. No, piagnisteo, però diciamo è ingiusto che le persone non si pongano la vita è così. Con appunto spirito gregario. Ma io infatti intitolo questo libro Dizionario Sentimentale perché per me contano invece soltanto appunto le persone, i sentimenti, le particolarità, le specificità, le amicizie, le lealtà. Io delle ideologie mi ci pulisco le scarpe.
Ti manca il fiato? No, non mi manca il fiato, però adesso cosa rimane allora? Ma quello, l'ho detto, le amicizie, le lealtà. Rimane molto, come vedi in questa stanza, le tracce del di quello che è stato il grande secolo della nostra giovinezza. Ma quel mondo non esiste più. Quel mondo lì, no, ti faccio un esempio. Certo. Io ho letto il libro, sarò molto breve, di Rossana Rossanda. Certo. E della sua storia non rimane nulla. Mentre di Ingrao, bene o male rimane il fatto che lui si è interessato al cinema e si è interessato alla poesia. Mentre di tutta quella scia politica rimane ben poca cosa. No, la storia del Partito Comunista è una grande storia italiana, È morto 2 giorni fa Emanuele Macaluso, è stato un grande italiano del secolo scorso. No, la storia del Partito Comunista è una storia più complessa, più vera, non c'è paragone alcuno con le storie di questi gruppiscule da 4 soldi. Ah, tu ti riferisci, quindi... Sì, no, diciamo... il Partito Comunista è stata una cosa imponente, dai. È imponente, è stato, ecco, infatti ha cambiato nome eccetera, adesso non sanno nemmeno loro che cosa sono, più precisamente non sono nulla, perché oggi nulla dei parametri precedenti può essere inverato nel presente, i parametri vanno assolutamente cambiati ed è molto difficile, anche perché non tutti hanno voglia di camminare con uno zaino vuoto. Io so di camminare con uno zaino vuoto, che non sia per l'appunto la memoria, la lealtà, i libri letti, gli oggetti amati. Queste cose le mantieni. Gli oggetti amati lo vedi qui in questa casa? Lo vedo. Questi oggetti, insomma, contano per me, è la mia vera carta d'identità. Mi pare giusto. Sull'architrave del Teatro Massimo di Palermo c'è scritto: l'arte rinnova i popoli, ne rivela la vita. Ma certo, credo l'abbia detta Metastasio o qualcuno. Chiunque l'abbia detto ha azzeccato. Quindi l'arte ci salva poi alla fine. Beh, l'arte sì, l'arte assolutamente si salva, certamente, ma ne parlavamo prima. I futuristi che erano degli artisti, le loro cose sono lì, cioè, importanti, vitali. Accidempoli, i libri dei comunisti di 40-50 anni fa non li vuole nessuno, i libri dei futuristi, le edizioni importanti dei futuristi degli anni 20 e 30 vanno a prezzi stratosferici alle aste antiquarie. Però ti faccio concludere una domanda. Beh, anni fa Bolaffi mise all'asta dei volantini delle Brigate Rosse. Ah, sì. E tu provasti ad acquistarli e non sei riuscito. Ma i volantini delle BR sono importantissimi perché sono il documento dell'orrore. Io addirittura ne ho qualcuno affisso alla parete nella camera da pranzo, lì dove io ricevo gli amici, nella camera da pranzo, affisso alle pareti, c'è un volantino delle BR, la foto di un terrorista dei NAR, nuclei armati rivoluzionari, la foto di un altro terrorista dei NAR ucciso, ecco. Dei NAR o dei NAP? Hai perfetto, nuclei di azione proletaria, i NAP. Erano napoletani. I NAR, esatto. I NAR è il mio amico Giusfa Fioravanti. Va bene. Credo che abbiamo già finito. Abbiamo detto tutto. Ma per un lettore di oggi, per un ascoltatore di oggi, è come parlare degli Etruschi. Però diciamo così. Vabbè. Non so se il lettore di oggi gliene frega un cazzo. Ho capito, però questo noi sappiamo fare. Va bene. No. Vuoi fare un balletto? Non credo. No. Sei iscritto a TikTok, fai i balletti. Non so cosa sia TikTok. Va bene, è ok. Gian Piero Mughini. Evviva. Tele Durruti. Evviva.